Bentornati nel nostro giro di padiglioni di Epcot. Oggi andiamo in Messico. Per cominciare, al padiglione del Messico c'è intanto questo piccolo chioschetto qua che vende robe da mangiare. Non so se c'è solo, secondo me c'è solo per il food and wine questo, o no? Ok, secondo la Sara c'è sempre. Però vende, no, c'è solo per il food and wine, dai. Secondo me c'è solo per il food and wine questo, vende specialità messicane. Allora, nel padiglione del Messico ci sono due ristoranti. Qua c'è il primo, che è all'aperto, e il secondo è dentro l'effettivo padiglione del Messico, che è praticamente questa specie di, come si chiama, una piramide? Questa specie di piramide messicana. Dentro c'è un mercato tipico messicano, la giostra del padiglione del Messico e il ristorante del Messico. Come vedete, qua c'è l'altro ristorante. L'anno scorso noi abbiamo mangiato qua. Sì, questo è un fast food. Ed è un fast food e non siamo stati malissimo, no. E ci hanno servito anche abbastanza velocemente. Qua c'è un altro mini fast food. Anche questo qua no, invece questo qua secondo me c'è sempre. Non c'è solo per il food and wine. Questo c'è sempre. Allora, il ristorante di prima vendeva cose da mangiare messicane. Invece questo qua vende solo margaritas, cervezas, ossia birra, empanadas, tacos e guacamole. Esternamente il padiglione del Messico è finito qua, perché qua abbiamo la piramide e invece qua c'è un negozietto. Ah no! E qua invece c'è un altro ristorante che si chiama La Hacienda de San Angel. Tra l'altro c'è un casino di gente, porco d'inci. Vedete, vendono tutta sta roba messicana a partire da 8 dollari. Sono gli antipasti. E poi invece questi sono i piatti principali che partono da 25 dollari. Poi qua c'è il negozietto esterno del Messico. Là c'è Paperino vestito da messicano. E se non sbaglio, qua, da queste parti, non mi ricordo se di qua oppure all'inizio, dovrebbe esserci uno show dei messicani che suonano. Sì, dovrebbero farlo qua dietro. Qua dietro dovrebbero farlo, i messicani che suonano. Se riusciamo a vederlo, lo filmo dopo. Comunque, quelle orecchie qua sono belle da Dio, te lo dico. Queste qua sono belle da Dio. L'unica cosa brutta è questo, che è fatto tipo di carta. Ecco, allora, il padiglione effettivo esterno l'abbiamo visto. Adesso entriamo nel padiglione interno. Ovviamente qua subito, dato che siamo in Messico, ci sono riferimenti a Coco. Non so se avete visto il film. Hanno ricreato un mercato messicano in una piazza messicana alla sera. Adesso vedete. Vedete? Guardate che figo. Questo è il padiglione del Messico di Epcot. È tutto un mercato messicano e là in fondo, quella piramide, fa parte della giostra del Messico. Là in fondo, dietro tutti i negozietti, c'è il ristorante dove andremo a mangiare noi oggi a pranzo. Non lo vedrete in questo video, però se volete vedere cosa si mangia, andate a vedere il vlog. Ve lo lascio qua in alto, che non mi ricorderò mai di metterlo, però io ve lo lascio qua in alto, mi fido di me. Qua c'è la cava della tequila, che è praticamente un bar dove prendi i drink e basta, non credo ci sia della roba da mangiare anche. Prendono tutti questi drink. Porca troia, costano un casino. 21 dollari prima, anzi, come avevo detto nel video, nella Norvegia, questi sono le palle di Natale del Messico. Qua ci sono tutti i bicchieri del Messico e tutte le cose del Messico. Poi inoltre vendono anche queste maglie mega belle con i teschi messicani. 40 dollari! What? Ma vai a fanco, vai a fanco. Invece questo cuscino quanto costa? Il cuscino costa 35 dollari. Questo è molto bello. Questo è un asciugamano. Bello questo. Un asciugamano con i teschi messicani. Costa
Qua, stai calma. $27, non si vede. $27. Ecco, questo invece è il ristorante dove andiamo a mangiare dopo. St. Angel Inn. Abbiamo prenotato tipo 100 mesi prima. Faccio vedere un attimo qua com'è. Come essere in una piazza messicana, no? Sotto le stelle. Che non ci sono, ovviamente. Poi vendono anche qualche piñatas a forma di chitarra di coco. Cioè, questa non è la chitarra di coco, però vendono le piñatas. Poi abbiamo anche questi cosi che sono tipo degli svuota tasche e questi che sono dei magneti a forma di sombrero. Il magnete costa $7. Invece questi sono, secondo, credo siano ornamenti e basta. Cioè, non servono a niente. Ah, e questa invece è la guida di tutti gli Hidden Mickey del parco. Gli Hidden Mickey sono sono le forme di topolino nascoste in tutto il parco. Eccolo qua, il merchandising di Coco. Vediamo quanto costa sta tigre gigante. $24, neanche male. Invece qua c'è tutto il merchandising del giorno dei morti del Messico, che sapete che ha sentito tantissimo. I teschi sono devastanti, cioè sono belli da Dio. Cioè, guarda questo qua nero. Oh, hi. Oh, sorry. Invece qua è dove eravamo prima, no? Eravamo là in alto. E qua ci sono degli artigiani che fanno delle sculture di legno. Sempre in tema messicano, ovviamente. Tipo questa scultura qua costa $90. Mannaggia. Invece qua abbiamo la gioielleria del Messico. E qua invece ci sono i price penny, che come ho detto negli altri video ce n'è uno per ogni padiglione. Cioè, ce ne sono tre per ogni padiglione. Ecco qualche piñatas. Questa è già rotta però. Non vale. Forse sono tutte, no, sono tutte già rotte. Quanto costano? Non c'è scritto quanto costano. Ah, $8 basta. No, queste qua piccoline, $8. $18. Non l'avevo visto. Queste sono le piñatas unicorne, quelli lì invece sono i, lo sapete dai mantelli che hanno i messicani, quelli che hanno il sombrero che suonano su là. Qua ci sono tutti i gioielli. Altri gioielli. Giusto perché non vogliono farvi spendere dei soldi. Questo è rimasto da solo, poverino. Non mette a fuoco, puttana. Qua ci sono vestiti messicani che nessuno comprerà mai perché fanno cagare. E perché costano $65. Però, oh, loro ce li hanno. Queste potrebbero anche essere... Sono... No, sono gonne, fan cagare. $25. Poi qua abbiamo dei piccoletti, degli orecchini a forma di teschio. Tutti questi sono orecchini, eh. E questi invece sono portachiavi, ma sono immensi. Quanto costano? $12 i portachiavi, 16, dipende dal portachiavi che volete. E qua ci sono altri orecchini. Però dai, allora io non so i gusti delle donne, proprio brutti, mamma mia. Poi, quindi lì c'è il ristorante, a sinistra del ristorante c'è un negozio di soli cristalli. Qua è tutta roba di cristallo. Ovviamente qua la roba costa poco, quindi questo qua è un negozio abbordabile a tutti, tipo Topolino e Minnie, $175. Le corone delle principesse. Non costano neanche tanto, a dire la verità. Cioè, partono da 19 e arrivano a $79. Bello questo di Sally. Anche questo. Stregatto. Oh, sono fatti malissimo, però sono belli. Chitarre a caso. Poi qua abbiamo la statua di Topolino
e Walt Disney, che c'è all'ingresso di ogni parco Disney, e costa $700 all'ingresso di ogni Magic Kingdom in teoria. Pippo 150, però c'è, cioè, dai, sono troppo belli, anche se sono inutili. Guardate invece Topolino versione re, $900 di Topolino, addios. Anche al negozio di cristalli c'è il Gran Fiesta Tour, che è l'attrazione che c'è dentro il padiglione del Messico, che è praticamente un giro in barca attraverso il Messico. Se riesco a filmarvi vi faccio vedere qualcosa. To play as we go. We sing and we samba, we shout. That means I caramba. Sto registrando la fine di questo video in hotel perché mi sono dimenticato di farla nel parco. Ho registrato 11 padiglioni in un giorno, quindi è praticamente impossibile farli tutti bene, come dico in tutti i video praticamente. Farli tutti bene, ve li ho fatti un po' in grosso, no? Vi ho fatto vedere il grosso che c'è nel padiglione. Io spero che vi sia piaciuto e detto questo vi aspetto al prossimo padiglione. Addios!